cose, di antiche tradizioni. E questo weekend, che siamo sabato e domenica, vero? Siamo sabato e domenica, andranno in onda le prime scene di questo film che andrà dedicato ai ragazzi delle panche. Sono dei ragazzi con tante speranze che hanno voglia di spettacolo. Ah! È un paese tranquillo! È un paese tranquillo, pieno di imprevisti, come avete visto. Ed, c'è un leone, scusate, vai via! Stac! Stac! Riprendiamo la scena. Questo film avrà luogo appunto qua a San Benigno, ci troviamo accanto alla Porteri del Mobile. Abbiamo sulla nostra destra una grande visione di questo grande paese. Qua abbiamo i grandi palazzi che sono così noti come... Là sopra c'è il nostro amico, prego inquadri il nostro amico Gianni, che farà la parte di Poldo, il noto Poldo di Braccio di Ferro, quello che mangia hamburger. Infatti vedete le sue notevoli dimensioni, diciamo, da questo punto di vista. Si trova a un'altezza di 15 metri ed ecco appunto, per calcolare la sua energia potenziale potremo impostare un'equazione. Comunque questo qua sono discorsi a parte. Riprendendo questo film, faranno parte dei giovani attori, tra i quali Tommy, prego a questa parte, Tommy, per favore a questa parte, Tommy. Ecco, questo qua è un ragazzo di 16 anni con tante speranze nel mondo dello spettacolo. Abbiamo Valerio, anch'esso 16enne, che aspira a una grande moto da cross, se sarà promosso il padre lo concederà. Sono 10. Z. Sì, vabbè. Poi abbiamo Donald, il grande ciuffo biatomico. Cosa dice? È un ciuffo. No, le parti ve le dirò dopo. Avremo... Non parolacce, Massimo. Non nessuna parolaccia. Va bene. Avremo Massimo, anche lui un giovane ragazzo che aspira. Cosa aspiri a diventare te? Lo stronzo. Vedete, maleducato. Comunque adesso diamo lo spazio un po' di pubblicità. Scusi signore, buongiorno, vorrebbe scambiare la sua candeggina Ace con la No, mia moglie non vuole, via. No, mia moglie non vuole. Ma signore, è capace di sgrassare? No, questa qua temperatura sgrassa di 60 gradi. A una temperatura ambiente 60 gradi. No, se è imposta, no. Mi lasci parlare. Se lei va a casa, provi questo detersivo e imposta un diagramma sulle asse delle ordinate, mette le temperature, su quello della scissa e lo sporco. Non è questo, no! Questo fatto di grasso, lo sporco, no, la merda! Però se io gli porto questo, il Dinamo 3, sì. Poi non gli porto questo, mia madre, mia moglie mi ammazzola. Dai! No, no! Scambi questo detersivo! No! Scambi questo detersivo! No! Rompiamo le convenzioni! No! Ok, basta! Stiamo ora dirigendo verso le panchine nel quale si svolgeranno alcune scene di questo film. Questi che vedete davanti sono esattamente Massimo, Gianni, Donald e Tommy. Sono quei ragazzi che abbiamo presentato qualche minuto fa. Qua dietro abbiamo Valerio che non si può inquadrare. Siamo all'interno del Pandino 30 CL Comfort Lusso. Pandino, diciamo, del regista che cerca di svolgere questo film. Qua siamo in via San Rocco, una delle tipiche vie di San Benigno. Adesso qua abbiamo lo stop, che questi vandali neanche lo rispetteranno, credo. Seguiamo le indicazioni per le panche. Questo è il corso Einaudi, diciamo il corso più grande di San Benigno, quindi potete immaginare come sia il resto. Ecco, cominciamo a vedere una parte delle panche di questo grande viale che riserva a noi tanto tempo e tanta libertà, tanta voglia di fiducia. Ecco qua, siamo nel luogo dove si svolgeranno le prime scene di questo film. Buongiorno. Siamo alla Covircide di Corso Einaudi a San Benigno Canavese. Questo è il signor Marco Francioso ed è il proprietario di questo concessionario di Covircide auto e moto. Le auto non ci sono perché le ha tutte vendute, ci sono anche qualche occasione di biciclette, l'italiano perfetto. Carichiamo ora sulle
vuol parlare del finanziamento, parleremo con il cerco disperatamente qualcuno che mi ti regalo anche. Allora partiamo sulla prima occasione, partiamo su un ciao del 78 color rosso metallizzato oltre il fango, lo proponiamo a un prezzo veramente speciale, veramente speciale, lo proponiamo a 766.500 lire. Questo motorino dalle grandi prestazioni è un 50 rettificato, raggiunge velocità sino a 50 km orari. Hai già specchietto come legge prevista dal codice 475 del fare penale, cosa? Cerchi in ferro arrugginito. In verga, su. Cioè, non truffiamo, tu ferro arrugginito, eh? Vabbè, facciamolo passare. Gommato nuovo, comunque riparte il prezzo a 768.000 lire, 560.500. È già aumentato, dai. Carreliamo, ci spostiamo sempre su una serie 50. Questo è un bravo più recente, è un bravo dell'82, color testa di moro. Lo regalo questo qua, questo, perché davvero questo viene regalato. Questo, non so proprio questo a quanto lo regala? 2 milioni. A 2 milioni. A 2 milioni viene regalato. Quindi affrettatevi, siamo aperti. Anzi, a chi offre di più? A chi offre di più? Siamo aperti al sabato, siamo chiusi la domenica perché io e mia moglie, sai, io ho una moglie, sono sposato. Comunque lasciamo stare. Tu non vada. Non vado nei particolari. Sputo questo motorino 50cc, questo qua è un po' meno veloce, raggiunge i 40-45 km orari. Ci sono i camion che disturbano. Lo proponiamo appunto a 2 milioni di lire. Finanziamenti, cos'è? Cosa propone i clienti? Non so proprio cosa proporre. Ma sì, facciamo 6 rate senza interessi. Sì, vabbè. No, con interessi. Con interessi. Raddoppiate del 50% per ogni giorno che passa. Su Parco della Vittoria. Sì. Carreliamo. Però voglio Piano dei Giardini. Piano dei Giardini. Non serve a niente senza Parco della Vittoria, però fa lo stesso. Carreliamo su un ciao. Un ciao del. Appunto questo qua è l'unico proprietario, l'ha avuto questo signore. Grazie. A specchietto della Vitaloni. È già in riserva. È già in riserva. A parafanghi. Un UFO, riprenda l'UFO! Riprenda l'UFO! Mannaggia, è scappato! Poteva essere un'occasione. Non dilunghiamoci. Presentiamo questo ciao color bianco, questo ciao del 76, lo proponiamo a 350.000 lire, è stato appena rettificato. Sì. Diciamo che 350.000 lire potrebbe essere, potrebbe essere anche regalato essere questo pezzo. Ora carrelliamo sul motorino più potente che abbiamo oggi qua, l'unico sulla, con le marce, sulla nostra vetrina. Questo è un 50, l'unico un 50, che non sia monomarce. Questo è un 50 primo modello. Quindi è un'occasione. Lasci parlare. Questo è un 50 primo modello, color nero, a 4 marce e motore Minarelli, a cerchi in lega dorati. Abbiamo visto anche il personalizzato con le scritte il ciarro, la conoscete, non la famosa il ciarro. E questo motorino lo proponiamo a 2 milioni e 100.000 lire. La ripeto, movibile, a 4 marce. La sella movibile. Movibile. Cioè, questo motorino raggiunge la velocità di ben 70 km all'ora ed è solo un 50cc. Non è mai stato rettificato. Riprendiamo per favore il motore. Km orari. Il motore, Minarelli, anche se c'è scritto Malaguti, con l'espansione lo vinci già di serie. Ripetiamo, lo proponiamo a 2 milioni e 100. Carrelliamo sull'ultimo prodotto della nostra giornata. In vendita. Questa è una mountain bike con cambio Shimano. Questa veramente è una bici per i sogni, per i vostri bambini, che potrete così accontentare anche i vostri figli. Ma se non avete, se avete problemi di soldi, venite qua alla Cobircide, che ve la proporremo a un prezzo veramente speciale. Non si può dire questo prezzo speciale. È in ottime condizioni. Comunque potremmo accennare che potrei accennare il prezzo, è circa sui 3.150.600. Ho solo così accennato vagamente. Comunque venite qua, potrebbero essere trattabili. Prendiamo il cambio Shimano a 18 marce. Questa bici va bene per andare fino a sulle Dolomiti. Hai i pedali Durango e i pedali Durango e i cerchi della Timberland e il sellino SMPSL. È un sellino. Regalo anche gli adesivi, naturalmente. Regalato anche gli adesivi dell'O'Neill e dell'Answer. Ok, chiudiamo appunto questa trasmissione. Grazie Alessio per questa grande ripresa. E vogliamo. Ci sono dei clienti, prego, ci sono dei clienti. Ma questa bicicletta, cosa gli interessa?
la potrei anche prendere, ma sì, va. Sì. Arrivederci. Oh! E dai, la stai e scappa! Oh, riconnettela col motorino! Tutti sul motorino, riprendete! Scusa! Inseguitelo! Vale, fatti beccare, senza casco! Vado a beccare senza alla polizia, andiamo a telefonare! Torna indietro, pirla! Riprendetelo! Riprendetelo! Si conclude qua la trasmissione per un piccolo inconveniente! Marco Francioso! Chiudiamo, diamo la prossima. Eccoci qua, faremo per la presentazione e la stesura di questo nuovo film una panoramica su San Benigno Canavese, il luogo nel quale si svolgerà la maggior parte di questo nuovo film. Il luogo... Ale, sembra che ti sia un cazzo in culo! Stai zitto, coglione che si sente! Prego! Il nostro piccolo ed umile paese, un paese molto tranquillo, si è visto subito, e dove il teppismo non abbonda. Queste sono le ragazze più belle del nostro paese, e ci sono molti ragazzi che le fanno la dotte. Adesso ci dirigiamo nella strada altri principale. Altri ragazzi che le fanno il clero. Okay. Adesso ci dirigiamo nella strada principale di San Benigno. Vedete che non tutti rispettano i segnali stradali e... Qua ci sono altre due ragazze, tra le quali una si chiama Tiziana e l'altra Loredana, fa anche rima. Per questo che stanno assieme, è una piccola battuta, un ace. E comunque adesso fermeremo qualche persona per sapere cosa ne pensano del nostro piccolo gruppo, piccolo ma che si sta rinforzando. Questa è la banca dove ci sono tanti milioni che potrebbero essere utili per la costruzione del nostro nuovo film che andrà in onda fra qualche anno. Questa è la piazza principale del paese, del municipio, che è stato rifatto da pochi anni perché andava giù di bello. Ci stiamo dirigendo in Piazza Italia, la piazza così detta dei Tamarri. Dei Tamarri perché è frequentata da gente non molto colta e sviluppata. Questa è un'altra ragazza di San Benigno. Questi sono sempre i ragazzi della nostra company che ci sorpassano alla sprovvista. Quello è Gianni, la sfidabile, che prima ha cercato di impennare ma che non è buono. Adesso faremo una panoramica per Piazza Italia, che è ancora vuota perché sono appena le 16:41 del pomeriggio. Il vero giro inizierà fra circa un'ora, poco prima cioè della cena. Adesso faremo un giro per la Piazza Italia. Anche questa è stata rifatta. Prima il nostro cameraman Alessio è veramente un cameraman in gamba. E bisogna dire che in questi ultimi anni sono stati effettuati molti lavori nel paese di San Benigno che l'hanno reso molto più nobile. Questi sono ragazzi che possono essere investiti da me. Vedete che c'è molta gente pazza in giro per San Benigno e vedete che cercano anche di scipparci addirittura. E c'è riuscito ad alzare le mani. La riprendiamo la compagnia Tamarra. Vedete che gente molto gaia. Faremo ora un giro per la piazza. Di San Benigno, c'è cioè la piazza principale dove una volta era il mercato settimanale, adesso è stato spostato nella Piazza Italia. Soprattutto
soprattutto perché prima l'aria era aperta.